Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Miami Beach e oggi si torna alla serie Le migliori palestre del mondo. Ci troviamo nella palestra Crunch e oggi vado a fare un allenamento di push ad alte ripetizioni, perché questa settimana ho già fatto un altro allenamento di push a basse ripetizioni, quindi per me secondo allenamento. Andiamo a svolgere petto, spalle e tricipiti. Però prima voglio mostrarvi nel dettaglio tutta la palestra. Abbiamo pagato $40 a persona per l'entrata, il nostro videomaker l'hanno fatto entrare gratuitamente, cosa che non avviene in tutte le palestre. Molte palestre fanno pagare l'entrata anche al videomaker nonostante non si allena. La palestra si presenta con delle grandissime sale, attrezzatura tutta Hammer, quindi per degli atleti come me a cui piace allenarsi pesante, questa attrezzatura è la top in circolazione. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che ci sono dei bellissimi colori, le sale sono veramente molto grandi, i macchinari sono ben distribuiti, non sono tutti attaccati l'un con l'altro, quindi c'è spazio per allenarsi bene. A livello di clientela non ci sono molti atleti grossi come in altre palestre che ho visitato, magari a Dubai e ad Abu Dhabi. Una clientela un pochino più normale, però questa è una palestra che vi consiglio se vi volete allenare forte, perché le attrezzature sono veramente molto molto di qualità. C'è una grande sala per quanto riguarda il cardio con tantissime macchine, c'è una sala in stile bodybuilding con tantissimi macchinari per ogni parte del corpo, in più c'è anche una piccola zona in stile funzionale CrossFit dove alcune persone vanno lì per fare i loro allenamenti. L'entrata si presenta bene, un piccolo negozio di vestiti, in più c'è anche la possibilità di acquistare barrette proteiche, biscotti proteici, bevande energetiche. Si sale le scale e entriamo in palestra. Adesso che vi ho spiegato tutto, andiamo ad allenarci. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Si parte ragazzi con il primo esercizio per i pettorali. Andiamo a svolgere una super serie composta da due esercizi che andiamo a fare a questo super macchinario che mi piace molto. Questo macchinario qui l'avevo già provato anche a Dubai alla Venus Gym. Si tratta di un attrezzo dove si sta seduti e abbiamo la posizione per fare i cavi. Possiamo fare sia le croce ai cavi sia le spinte. Infatti vado a fare 4 serie, 12 ripetizioni di croci più 12 ripetizioni di spinte con i cavi per i nostri pettorali. Andrò a fare il movimento abbastanza alto per andare a coinvolgere maggiormente i fasci alti del petto, che sono il mio muscolo carente. Se non avete mai provato questa super serie, vi consiglio di farla, sentirete il vostro pettorale in fiamme. In più, se quando vi allenate non andate a sentire il petto che lavora, potete fare come primo esercizio un esercizio ad alte ripetizioni di isolamento per il petto, come in questo caso le croci. Vi va a preattivare il muscolo. C'ho il petto ragazzi distrutto dopo le prime due serie, perché in questo allenamento vado a fare i pettorali 2 volte a settimana e lunedì mi sono allenato a basse ripetizioni, stando fra le 6, le 8 e le 10, e ho sempre il petto che mi fa male da lunedì. Quindi oggi mi alleno ad alte ripetizioni, ma c'ho sempre tutti i DOMS che mi fanno un male cane. Quindi adesso passiamo al secondo esercizio e andiamo a fare questa chest press inclinata, sempre per i fasci alti del petto che sono il mio punto debole. Qui andiamo a fare 4 serie, 6 ripetizioni con il movimento molto lento, subito 6 ripetizioni con un movimento molto veloce. Yeah.
comunque ragazzi, lasciate un bel like a questo video, perché io sono venuto in America appositamente per fare i video per voi. Quindi se volete supportare tutti i viaggi che vado a fare e tutti i contenuti che andrò a portare su questo canale, mi sembra il minimo lasciare sempre un bel like, e io cercherò di impegnarmi sempre di più a portarvi degli ottimi contenuti. Terzo esercizio, panca piana con il bilanciere, che non la faccio da mesi. 4 serie da 12 ripetizioni. Forza a livello di muscoli stabilizzatori, perché negli ultimi mesi mi sono allenato quasi sempre con i macchinari. Ogni tanto ci sta per andare ad isolare meglio il muscolo, però adesso nella scheda nuova che sto facendo sono tornato anche ad inserire nuovamente alcuni esercizi con i manubri e con il bilanciere. Comunque nell'allenamento di oggi, come tempi di recupero, sto sempre tra il minuto e il minuto e mezzo, quindi recuperi molto brevi. Ciò che conta ragazzi, quando allenate i vostri pettorali, è fare l'adduzione scapolare e deprimere le vostre scapole. Che cosa significa? Che quando fate gli esercizi dovete avere le spalle indietro, petto in fuori, scapole addotte e depresse. Questo vi consentirà di attivare maggiormente il petto, attivare meno le spalle e quindi evitare gli infortuni. Adesso si inizia con il primo esercizio per le spalle. Abbiamo una shoulder press. La cosa bella di questa shoulder press dell'hammer è che quando si muove un braccio l'altro può star fermo e viceversa. Quindi vado a svolgere una tecnica speciale, vale a dire 6 ripetizioni con il braccio destro, 6 ripetizioni con il braccio sinistro e 6 ripetizioni con tutte e due le braccia in contemporanea. E mentre il braccio destro svolge le ripetizioni, il braccio sinistro non riposa ma sta fermo in isometria in contrazione. Dopo si fa il contrario con l'altro braccio e dopo entrambe le braccia contemporaneamente in modo consecutivo. Comunque ragazzi, come avete appena visto, quando arrivo a cedimento, quando non ce la faccio più a fare il movimento completo, vado comunque avanti e faccio altre 2 o 3 ripetizioni in più per sfinire il muscolo e per andare veramente al 110% del mio sfinimento. Questa è una cosa che vi consiglio se volete ricercare la massima ipertrofia, la massima crescita muscolare negli esercizi. Comunque ragazzi, sono meravigliato quando vado nelle palestre. Ci sono delle persone che si allenano con delle tecniche completamente sbagliate negli esercizi. Comunque, partiamo adesso con il secondo esercizio di spalle. Devo fare un drop set di alzate laterali da seduto. Che cosa significa drop set? Parto con un carico alto, vado a fare 6 ripetizioni, senza riposarmi vado a fare altre 6 ripetizioni con un carico più leggero, senza riposarmi alleggerisco ancora il carico e vado a fare altre 6 ripetizioni, quindi un totale di 6, 12, 18 ripetizioni consecutive scalando il peso. Partita la mia canzone.
pantera, nudo ciupantera. Si continua adesso con un esercizio per il deltoide anteriore, vale a dire le alzate frontali con la fune al capo basso. Perché le vado a fare al capo basso? Mi piace particolarmente svolgerle con il capo perché riesco a mantenere una tensione continua durante tutto il movimento. In più non ci sono punti morti. Che cosa significa? Che quando noi facciamo questo movimento abbiamo una maggiore tensione da qui a qui. E questo punto più basso è un punto morto. Mentre quando andiamo a svolgerle con il capo abbiamo tensione durante l'arco di tutto il movimento. Quindi mi piace particolarmente. In più con il capo si tende a non sbilanciarsi in avanti, cosa che avviene quando utilizziamo i manubri. Questo esercizio vado a svolgerlo per 4 serie da 15-12 ripetizioni, in cui ogni 5 ripetizioni vado a fare una pausa in isometria nel punto di massima contrazione, vale a dire nel punto più alto del movimento. Adesso si parte con i tricipiti. Primo esercizio, spinte in basso alla fune, al capo alto. Anche qui 3 serie da 15 ripetizioni con una pausa in isometria ogni 5 ripetizioni. Isometria nel punto di massima contrazione. Di fare questo movimento qui tenendo il gomito sempre nello stesso punto, fanno questa roba qui, lo buttano avanti, indietro, avanti, indietro. Questo ragazzo è scorretto. Il gomito deve rimanere fermo, è solo l'avambraccio che si muove. Il gomito non deve fare questo. Se fate questo avanti e indietro è un errore, significa che non avete il controllo del carico e magari avete messo un carico eccessivo. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Si prosegue con un altro esercizio di tricipiti. Abbiamo ancora 4 serie da 12-15 ripetizioni di French press con i manubri su panca piana. Appena visto è cedimento, significa arrivare all'ultima ripetizione, non farcela, ma comunque provare a farla. È così che dovete fare se volete dare il giusto stimolo di crescita ai vostri muscoli, non scordatelo mai. Ragazzi, allenamento finito, sono veramente soddisfatto perché mi sono spaccato il culo, la palestra mi è piaciuta molto. Domani andremo in un'altra palestra e magari faremo dei contenuti per il canale YouTube. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella.